Ciao a tutti, oggi è il 1 luglio 2023. Allora, siamo in ritardo per quanto riguarda l'inserimento dei telaini con il cerchietto nella famiglia madre, perché se seguivamo il programma che avevo fatto, eccetera, sabato scorso abbiamo fatto con Dario lo starter, che è questo qua sotto. L'abbiamo preparato. Vi faccio un riepilogo, comunque trovate il video sul canale. Abbiamo preso quattro telaini di covato percolata, due qui e poi due li abbiamo presi da un'altra famiglia. E nel video avevamo preso tutti i telaini qua. Dopo l'abbiamo modificato e non ho fatto vedere per non fare il video troppo lungo. Comunque, dopo lo vediamo insieme che spacchiamo le celle. Adesso ci sono quattro telaini di covato percolata, due li ho tenuti qua, due li ho presi da un'altra famiglia. E poi l'ho stretto su quattro telaini. Io ho usato un'arnia da 10 classica, ma potete usare un cassettino da 6. Abbiamo messo quattro telaini di covato percolata nascente, e il diaframma, e poi ci sono degli altri telaini vuoti o con un po' di miele. E dopo 3 giorni si poteva partire e mette la regina dentro il cerchietto, che adesso vi farò vedere come. E io lo faccio adesso perché non ho avuto tempo in questi giorni, che sono stato impegnato il pomeriggio, non sono riuscito, poi c'è brutto tempo, ieri è piovuto, e quindi lo faccio stamattina. Cosa andremo a fare oggi? Andremo a prendere due telaini vecchi, neri, di quelli che si rovineranno, a fare questa operazione. E l'importante è che siano vuoti, che non ci sia del miele, che non ci sia nulla. E poi andremo a inserire questo cerchietto, vi farò vedere come, ci andremo a mettere la regina dentro. La regina l'ho già tolta da questa famiglia qua. Questa qua è la famiglia che andremo a utilizzare, la famiglia madre. Aveva su 3 melari, due pieni, uno gliel'ho messo. E ho già tolto il telaino con la regina, che adesso andiamo a vedere, e ho già preparato due telaini vuoti di quelli vecchi, come dicevo. Adesso mettiamo da parte la scritta qua, che non ci serve, la mettiamo qua. Allora, adesso praticamente ci troviamo con la regina, che adesso ve la faccio vedere, l'ho già confinata là, e ho preso due telaini, vedete, telaini vecchi. Poi ci sono delle api perché ci sono andate adesso, erano due telaini vecchi senza miele, senza nulla, ok? Vedete? Cosa andiamo a fare? Adesso andiamo a fare là, che ve lo faccio vedere bene, che è importante. Allora, prendiamo questi due telaini. Allora, togliamo il nostro foglio, lo appoggiamo qua. Allora, partiamo dal primo. Allora, cosa dobbiamo fare? Prendiamo questo cerchietto. Allora, che misure ha il cerchietto? Vediamo un po', me l'ho segnato, adesso lo guardiamo insieme, che dovrebbe esserci nella parte dietro. Allora, il cerchietto ha un diametro 13 cm di diametro e altezza 3,2. Sono i classici studi regina di plastica, vengono tagliati, quindi è alto 3,2 ed è largo 13. Quindi il diametro è 13 cm e l'altezza 3,2 cm. E poi ci sono state messe delle fascette per bloccarlo, fascette di plastica elettricista, molto molto semplice. Allora, poi prendiamo i nostri due telaini, che di vecchi, come vi ho detto prima, questo lo mettiamo qua. Allora, al centro schiacciamo e poi facciamo girare un po', roteare così. Vedete? Vedete cosa sto facendo? Praticamente deve rimanere bello bello stabile, e abbiamo fatto il primo step. Poi prendiamo il secondo telaino, questo lo allineiamo, premiamo in modo che ci rimanga il segno, anzi questa volta ci è rimasto proprio il telaino, e facciamo la stessa cosa qua. A cosa serve questo? Serve per confinare la regina. Noi andremo a prendere la regina, che ho già messo da parte,
l'andremo a mettere qua dentro. Adesso facciamo questa cosa, li allineiamo, dobbiamo allineare il buco. Adesso andiamo da questa parte qua così e poi li schiacciamo insieme. Alla fine devono essere due telaini vicini che dopo andremo a mettere nell'arnia, dove non ci siano buchi chiaramente, perché la regina deve rimanere lì dentro. Se adesso lo togliamo, vedete, si vede bene questo foro, questo qua è identico. Adesso cosa facciamo? Adesso piazziamo questa, la possiamo mettere qua un attimo. Poi allora ci occorrerà prendere il telaino con la regina che l'ho già messo da parte, che è questo. La vedete la regina lì marcata, e poi ci occorrerà appena di miele che c'è qua, magari anche qua. Ok, adesso facciamo la cosa un po' più complicata, che è, mettiamo questo qua. Adesso andiamo a prendere la regina, e adesso non sarà facilissimo. Prima di tutto ci vogliono i guanti messi bene, che si sono mossi, non va bene, devo avere il contatto bene con le dita, che se no la vado a ammazzare. Prendiamo la regina per le ali. Adesso qua il guanto è messo male, tutto rotto, non si riesce, ci sistemiamo. Andiamo a prendere la regina per le ali. C'è quel guanto qua, ragazzi, che ci vogliono i guanti nuovi, adesso non ce l'ho. Allora andiamo a prendere, una volta che l'abbiamo bloccata, vedete, senza schiacciarla chiaramente, prendiamo del miele, andiamo a scavare bene su un telaino, ci sia del miele, qua c'è del polline. Adesso andiamo a trovare, ci voleva un telaino con un po' di miele, che chiaramente non ce l'abbiamo qua. Adesso andiamo da un melare, andiamo qua se riusciamo, chiaramente non c'è miele neanche qua. Adesso allora, dov'è che c'è un po' di miele qua? Giriamo un attimo questo telaino qua. Qua c'è del miele, era meglio se ero percolato. Comunque, miele lo andiamo a spalmare sulla regina, perché la regina deve essere bloccata. Chiaramente vi preparate, la bagnate bene, così. Adesso questo non ci serve più, lo possiamo mettere da una parte, lo mettiamo qua. Mi raccomando, non schiacciate la regina, con calma. Adesso prendiamo un'altra parte, mettiamo la regina in mezzo, che sia bella bloccata, vedete che non si muove perché è piena di miele, e andiamo a far coincidere il telaino così, col foro che avevamo fatto prima, che coincida bene. E poi lo andiamo a inserire con calma, sempre lo andiamo a inserire qua nell'arnia madre, non nello starter, nell'arnia dove proviene la regina, che avevo già preparato bello stretto così, in modo che sia tutto bello compatto, che la regina sia confinata lì. Se non abbiamo fatto errori, tra 4 giorni andremo a tirare su questi due telaini e troveremo la covata fresca esattamente del momento che ci occorre. E toglieremo la regina, la rimetteremo nella famiglia madre, quei telaini lì li andremo a sistemare nello starter, così avremo due cerchietti con esattamente la covata che ci occorre per poter fargli allevare le regine. Viene anche chiamato questo metodo Miller modificato, perché è tipo il metodo Miller, solamente che è semplificato. Utilizzando questo cerchietto qui, che
si va a prelevare esattamente la covata nel periodo migliore per, affinché le api possano allevare le regine. È un metodo che utilizzo da, non mi ricordo se 3, 4, 5 anni, ma mi trovo molto bene perché non c'è il traslarvo, ma il traslarvo l'ho fatto per degli anni, non era un grosso problema, è che il difficile del traslarvo è farlo con le celle, con la covata. Bisogna trovare, innanzitutto bisogna riconoscere la covata nel momento giusto, quindi che sia appena chiuso l'uovo. E poi, allora, se si prende la covata come va presa è abbastanza complicato perché le larve sono molto 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 piccole, e anche utilizzando il picking, quello giapponese e cinese, scusate, si fa un po' fatica. E poi chiaramente è un lavoro ulteriore che uno deve fare, deve prendere i telaini, prendere il telaino con la covata, cercarlo, portarlo in casa, metterlo sul leggio, fare il traslarvo, poi metterlo nei cupolini, venire qua, mettere i cupolini, cioè chiaramente la tecnica migliore se uno ne deve fare tante. Questo qua appena accidente. Se uno ne deve fare tante la tecnica migliore, però per un hobbista come me che si fa magari 10 regine all'anno tutte insieme nello stesso periodo, cioè io ho visto che la tecnica che vi sto facendo vedere è molto valida, consente di avere delle regine buone e non è praticamente non è tanto dispendiosa come tempistica. Allora adesso spacchiamo le celle allo starter.